Salve a tutti ragazzi, bentornati in questa terza puntata di questa serie sul mio canale. Io sono CKFarmer86 e come vedete sto praticamente eliminando il campo, non mi ricordo che numero era, il 15, quindi c'è ancora scritto sotto, per fare posto a dei posizionabili. Praticamente ho dipinto la texture base sotto tutta di dirt, ho eliminato il campo con Jones Editor e anche l'erba, però purtroppo avevo già un salvataggio, quindi mi tocca farlo col rullo. Però in compenso con Jones Editor ho appiattito un po' tutto il posto, vedete che ho fatto tipo un buco, ho disegnato le rocce, ho messo la texture delle rocce, un po' di erba, cioè ho fatto un po' di spiano, diciamo, per mettere dei posizionabili, perché ce n'è pochi sinceramente per mettere via trattori o per fare dei posti dove mettere le culture, quelle cose lì. Quindi adesso tolgo via tutta sta cosa e posiziono dei posizionabili che ho scaricato. Niente, dai, ci vediamo quando ho finito questo lavoro qua, perché è un po' lunghetto. In questi 2 giorni qua sono stato assente perché c'erano le feste, ero fuori casa, quindi non sono riuscito a fare un po' di video in più per metterli in questi 2 giorni, quindi riprendo con oggi e via, insomma. Ok, dai, ci vediamo appena ho finito di fare questa cosa qua, che è una grande cosa, anche nuova del 17, questo rullo qui. Grande cosa. A dopo, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Ho finito di togliere tutta l'erba e il campo coltivato. Però non li posiziono tramite il gioco, ma li posiziono tramite Jones Editor, perché ho provato prima a metterne uno e hanno le porte che si aprono con i due tasti, si aprono e si chiudono con i due tasti del mouse, però se una è aperta l'altra è chiusa, cioè vi spiegherò dopo quando li ho inseriti, cioè non mi piace tanto con le porte, perché se io apro una zona mi chiude un'altra, quindi preferisco aprire con Jones Editor, togliere le porte e sistemarli, che poi mi viene meglio, e se c'è qualcosa da raddrizzare a livello del terreno lo raddrizzo subito. Quindi ci vediamo quando ho fatto tutto con Jones Editor. Vediamo se arrivo a farvi vedere anche come faccio. Ecco qua, vedete che il campo l'ho tolto, solo che nel gioco era già salvato, quindi non me l'ha tolto. Allora, scusate per la voce, ma allora, apriamo quella, allora facciamo import, andiamo qui dentro, adesso segnato con Internet Explorer, non so perché non arrivo a farlo già di default con Jump Editor, non so perché non me lo fa, comunque dettagli, lo apriamo. Vabbè, qua lo mettiamo di qua. Aspetta, questo è il grain storage. Ok, qua in quello nuovo ci sono queste palle qua gialle, che non capisco se sono le luci che magari ha nel coso. Mi dà un po' fastidio perché non si capisce bene cosa si prende. Allora, così possiamo posizionarlo anche più vicino dove vogliamo. Oh, ok, vediamo di metterlo dritto, mettiamo un po' più basso, lo portiamo qua, e qua c'è una porta, va molto più basso. Ok, le porte le toglierò perché, come vi ho detto, non è che funzionano benissimo. Praticamente se io apro questa porta qua mi chiude questa, se io apro questa mi chiude questa, cioè
Non è che mi piace molto. Adesso vediamo se riusciamo a eliminarle. Perfetto, così mi piace di più. Quelle dietro le lasciamo chiuse. Lo sposto in qua, così non ho problema. O anche, ma non so, adesso vediamo, dai. Perché volevo, sì, o che lo mettiamo, però qua l'unico posto sarà un po' qua, però dopo se la devo usare, vabbè, non ritrovarceli. Così. Bene, qua una culetta, quindi possiamo appiattire, così mi dà anche un po' di informazioni sul terreno. Che è appiattirlo, ragazzi, è la cosa più difficile al mondo, cioè farlo tutto uguale. Se avete suggerimenti magari su come farlo veloce, in modo un po' più, perché magari io non lo so usare bene, cioè mi arrangio ad usarlo, non è che mi sento proprio un campione, ecco. Ok. Vediamo se ha le luci già dentro. Dovrebbero essere sì, neo, quindi dovrebbero essere luci, sì. Ok, perché sennò ho anche un pacchetto di luci posizionati, sì, da posizionare come già inserito. Ok, dopo vediamo. Allora, intanto questo, poi import, quello medio, vediamo dove me l'ha piazzato. Questo possiamo posizionarlo qua, così. Oh, anche qua. E possiamo mettere anche due, sinceramente. Ctrl D. Lo stoppiamo. Tac. Ok, anche qua le porte le tolgo, anche perché importandoli così senza modifiche né nulla non so se funzioneranno, quindi le tolgo. Perché non è proprio, essendo piazzabile, ha dei, può darsi che funzionino come no, quindi meglio evitare, le togliamo, anche perché comunque non mi interessa avere le porte. Ora resistiamo, già che ci siamo, capiamo, porca miseria, sbagliato, la freccetta è tornata indietro, non fate errori. Allora, di default, di solito, con il tasto destro abbassate il terreno, con il tasto centrale lo livellate, però non è un, sì, livellate, insomma, lo tirate a dritto, diciamo, però comunque si livella un po' come vuole. E con il tasto sinistro alzate il terreno, perché purtroppo, sì, per fare un muro dritto e spianarlo a 90 gradi sulla sua fine, diciamo, è molto, 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 molto difficile. Ci vuole un po' di pazienza, molta pazienza. Vi mostro solo questo, poi gli altri lo facciamo veloce. Prima di stare qua, vedete che qua adesso è troppo basso, non toccano i pali, a parte che non toccano neanche qua con le porte di maledetto, sono messe un po'. Vediamo cosa possiamo fare al riguardo. Nulla, solo abbassare del tutto. Greystone, avrei preso tutto insieme, abbassiamolo fino con i ferri, ecco fatto, un po' ad abbassare, madonna, sbagliato. Per spostarvi con la mappa, sulla mappa, dovete tenere premuto il tasto Alt della tastiera, vabbè, secondo me va più che bene così. Ok, quindi qua è già una bella zona, direi. Poi qua abbiamo la zona di carico, quindi è meglio lasciare un po' di spazio. Vediamo se mi sta uno piccolino lì. E abbiamo finito. Allora, import, small. Sì, quelle gialle dovrebbero essere le luci, se non sbaglio. Erano 15 quelle robe gialle lì. Rosse forse erano 15, non mi ricordo. No, gialle. Ok, lo possiamo mettere anche al lato di questo, forse. Dove starci? Uffa! Quei quadratini che si allungano e si allargano. Ok, così. Questo è un po' più piccolino, quindi e le porte. Ok, forse potrebbe starci, ma guarda te, oh, che volta si blocca. Potrebbe starci uno qui, ma magari lo lasciamo per un posizionabile in gioco. Comunque sì, sono le luci, sono illuminati anche questi, sono carini anche per quello.
voluto inserire. Allora, abbassiamo qua con la rotella rimpicciolita, ovviamente il raggio, potete anche metterlo quadrato. Poi una volta un giorno farò un tutorial a parte di come si utilizza almeno la base di Jump Editor, così quello che so io vi tramando, perché è molto bello saperlo usare, anche perché vi fate gli spazi che volete, se vi piacciono tanto i posizionabili, preparate tutto come ho fatto io, e grazie anche al rullo lì potete togliere i campi, quindi non li posizionate sull'erba che si vede dentro l'erba dopo, tutte quelle schifezze lì, li posizionate nel bello, così è molto più bello, dai. Allora, adesso vediamo se ci fa mettere un po' di ghiaia da qualche parte. Tipo l'asfalto lì, come si fa? Qual è? Una volta c'era scritto asfalto concreto. Ah, eccolo qua l'asfalto. Allora facciamo un po' di asfalto nei posti. Qua se vedete square. Lo allarghiamo. Aspetta, facciamo intanto uno skip. Allarghiamo così e facciamo così, li facciamo di cemento, dai, dentro un po' più realistico. Ecco fatto, cosa che se li facevo posizionandoli era un po' difficile farli, perché quando entrate i posizionabili qua non li vedete. Porca miseria, qua non me lo fa fare, guardate, me lo fa fare solo in questo riquadro qua. Miseria ladra. Proviamo, cosa fate, proviamo magari, boh, metto un po' di questo, così sembra un po' sporco, dai. No, cazzo di vita. Meglio che niente, così sembra un po' sporco dentro, basta. Meglio che niente, dai. Poi qua magari possiamo fare uno spiazzo di dove che me lo fa fare, se me lo fa fare, potremmo fare uno spazio di così. Tac. Qua lasciamo la stradina che va su. Lasciamo un po' di dirt lì giù. Me lo fa fare fino a qua. Quindi posso fare così, così mi viene bello dritto. No, li ho sporcato troppo, quindi correggiamo. Direi di sporcare anche un po' dentro, giusto un po' così. Un po' di chiazze dove carica. Andiamo rotondo. Ecco, ho fatto un bello spiazzo per mettere le cose. Così se volete potete copiare la mia idea. Poi metterò magari un due fari, vedremo come fare. Mettere un due luci notturne, visto che il 17 supporta molto, molto quelle cose. Sì, molte luci, diciamo. Poi fate file, salva con nome, io faccio sempre. Ifi, maps, ok, sovrascrivete. Ok, un po' salvare. Ok, salvato. Ok, salvate, finita lì, insomma. Poi quando dovete rizippare, fate tasto destro, insomma, penso che lo sappiate fare, se no comunque farò un tutorial o me lo scrivete porca miseria, non mi viene sul nome nei commenti. E
me lo scrivete, se non lo sapete vi faccio un piccolo tutorial anche su scompattare, ricompattare e via dicendo, ma penso che la maggior parte di voi lo sappia fare. Va bene, ci ritorniamo, ci rivediamo dentro il gioco. Eccoci qua ragazzi, come vedete ci sono i miei capannoni con le porte senza, po sì, senza porte, con le texture che abbiamo messo, con tutto a posto. Quindi se qualcuno ha domande da fare io sono qua, basta scrivere nei commenti e vi dico tutto quello che volete. Ok, quella cosa di togliere i campi si fa con questo rullo qua che c'è di originale, che è una figata immensa. Potevano farlo anche prima, sinceramente, che vi toglie l'erba, vi toglie i campi, cioè è veramente un ottimo oggetto. Io l'ho noleggiato intanto, ma sì, è un ottimo oggetto veramente, cioè una figata, perché quando si modifica con Jant, se si ha già un salvataggio, certe cose tipo l'erba non viene via, rimane anche i campi perché sono salvate in un file. Sarebbe da andare a modificare il file, ma è un po' un casino perché dopo magari succedono casini con il salvataggio. Quindi questa cosa qua risolve mo mo molti 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 problemi. Allora, abbiamo un po' di soldi da parte. L'altra volta avevo detto che prendevamo un po' di pecore e le cose per fare un po' di erba. Allora, io direi di acquistare intanto le falciatrici. Ok, le falciatrici. Seleziona questa qua che usavo il Mocco, io nel 2015 andavo benissimo, quindi compro questa per tagliare l'erba. Poi per intanto poi useremo roba più grande, vediamo. Poi per boh, altafieno per ora non mi servono, un ranghinatore, vediamo quando ho bisogno ranghinare, anche perché non, ma quelli gigani non è che mi piacciono tanto, boh. Era bello il Rock 1000, no, l'RCT 1000 del 15 era fantastico. Però vabbè, quelli lì, quelle cose lì non è che mi piacciono tanto. Vabbè, intanto prendiamo quella roba lì. Poi io direi anche di comprare le pecore. Dove cavolo sono gli animali qui? Prendetela in giro. Perché sti sono gli animali? Quindi? Ah, animali con, vabbè, con quello lì. No, no, animali c'è questo, scusa. Sto scherzando. Bisogna andarli a comprare. Non si possono comprare direttamente da qua. Questa mia nuova, sinceramente. Bisogna andarli a comprare con il. Allora proviamo a comprare il Joskin. Questo qua. Sì, non so prenderlo come, altrimenti. Magari se qualcuno mi può dire se non ho ancora scoperto quando lo leggerò, se lo leggerò. Un vostro aiuto, perché non ho idea sinceramente in questo momento, qua non sono posizionabili nelle varie, non ho, no, allora bisogna andarli a prendere mettiamo la mappa al negozio tipo. Vabbè, allora per questa puntata dai, la chiudiamo qua, anche perché non so, mi sono forse un po' dilungato. E sì, però
per il problema di quella cosa lì che abbiamo messo quella zona lì per ricovero mezzi e frutti, abbiamo perso un po' di tempo. Quindi io direi che per la prossima puntata vedo anche degli animali bene dove si comprano, così sapete anche voi direttamente. Sì, senza che giri per la mappa adesso così a caso per vedere dove si comprano. Quindi per questa puntata è tutto, ragazzi. Se volete un tutorial su come usare Jans Editor sia per la mappa che per fare qualcosa in qualche mod, scrivetemelo. Io lo farò comunque, penso. Vediamo adesso quando ho un po' di tempo. Però mi piacerebbe anche coinvolgere qualcuno, quindi non lo so. Trovatemi, cercatemi, iscrivetevi, così sarete sempre aggiornati. Così mi date una mano e un po' più di sprint per fare sempre meglio e per farlo anche per qualcuno, insomma, dai, ci capiamo. Va bene, dai ragazzi, per questo è tutto, un saluto da CK Farmer 86 e alla prossima puntata, dai, ciao ciao!